Saluti a tutti. Streghe, roghi, sortilegi, insomma il demoniaco, il mondo del demoniaco, il mondo del demoniaco che è stato accertato sul piano storico. Quindi adesso sappiamo molto di un mondo che soprattutto nella eh, nostra Garfagnana eh, ha vissuto a lungo, lungo un crinale di secoli che vanno dal eh, direi dal 1200-1300 fino al 1500-1600 con alcune propagine poi addirittura sul terzo millennio. Eh, benvenuta tra di noi Giuliana, benvenuta. Buonasera. Giuliana Ricci è una valente ricercatrice di archivi, quindi storica, storica molto seria perché le fonti della sua conoscenza sono direttamente dove sono state depositate fin dall'inizio, in tempo reale si direbbe oggi. Eh, ha studiato molto la geografia della stregoneria della nostra Garfagnana, zona privilegiata per i sortilegi, come tutti sanno, e l'ha studiato soprattutto a Modena, mi sembra di ricordarmi. All'archivio di Stato di Modena sono là i documenti che riguardano la Garfagnana, perché in passato era sotto l'inquisizione modenese. Quindi eh, praticamente tu parti da Capannoli, dove vivi. Mm -hmm. Eh, passi il valico <ride> e vai a studiare, a scavare negli archivi sì, a Modena? Sì, sì, sì. Ora ho intenzione anche di andare a Lucca, insomma, mi fa un po' il giro vedere. Però per la Garfagnana, bisogna rivolgersi a Modena. Quindi sono ricerche. Eh, non di tipo letterario, come si diceva prima, ma ricerche sul su piano proprio diretto della fonte. Direttamente... Ma non hai difficoltà, perché lì una volta la lingua italiana, per dire, era diversa da quella di oggi. Poi c'erano altre lingue, forse? Sì, la difficoltà non è tanto la lingua, perché è diversa ma comprensibile comunque la difficoltà è come si scriveva a quel tempo le abbreviazioni, il fatto che si usavano queste penne d'oca e a volte scrivevano piccolissimo con queste inchiostri anche che un po' si sono scoloriti e quindi la difficoltà sta quasi più in, in quello nella calligrafia Io, e poi, perlomeno per me nella calligrafia eh, beh sì perché essendo fine e poi mh, impatterei anche nel latino, perché se tu hai studiato mh, documenti, de, per esempio, dei tri, Tribunali dell'Inquisizione. Le domande eh, dell'Inquisizione sono in latino. Quindi tu devi conoscere anche il latino per andare a capire un po'. Sì, un latino scolastico, comunque, sì. Sì, cioè, come quello della Chiesa in realtà, no? Sì, Scolastico, sì, però sì. lo devi conoscere, insomma. Sì, sì, mm. sì, avendo fatto il liceo scientifico ho rispolverato ho reminiscenze insomma ti è servita la ho scuola ho sempre i libri della scuola ah, addirittura? sì sì perché io amo i libri li ho conservati tutti eh, quindi anche con le note di 20 anni fa 30 anni fa sì, sì, con i foglietti dentro ecco. benissimo ecco ma dimmi una cosa ti entri in una miniera sostanzialmente allora, mi eh cerco sì. di capire eh, questo, eh, e vai in una miniera eh ma... sì hai detto bene il paragone ho detto bene, eh, sì. è una miniera? È una miniera. Ma come fai a raccogliere i minerali? Eh, <ride> e poi soprattutto come fai a metterli in ordine? Allora una mano la dà molto anche il personale dell'archivio di Stato. E poi comunque in molti archivi ci sono già dei testi, degli elenchi che permettono di orientarsi in base agli anni, in base all'argomento, in base ai luoghi e quindi. Si riesce a ricostruire le storie, si riescono a ricostruire le storie. Beh, questo è interessante. Ci perché... vuole un po' di lavoro, ma insomma è possibile. Mm, anche perché chi eh, all'epoca, eh, facciamo conto, il tribunale d'inquisizione eh, emetteva una sentenza e poi eh, dipendeva poi anche dal loro archivista come veniva collocato questo documento. Sì. Se è ordinato, se poi ci sono tornati sopra, insomma avete pro molti problemi. Sì, avevano degli tipo. archivisti che poi ricopiavano e addirittura processi più semplici, eh, durati poco, con poche udienze, addirittura venivano eh, riscritti tutti in una stessa cartella, riuniti proprio in una stessa cartella già da loro. Già da loro? Già da loro. Pensando a una futura Giuliana Ricci. <ride> non credo! Eh? Non credo, no. però va bene. Eh, L'hanno eh. già fatto, lo facevano già loro. Questi. Bene, avevano comunque un senso della memoria, per certo questi qua, no? <coughs> Molto più di noi. Pensare che già nel 1200 esistevano persone che sapevano a memoria la Bibbia. Eh. Proprio per poter fare queste discussioni anche quando si incontravano tra ecclesiastici, conoscevano a memoria l'infinità di passi della Bibbia, non è poco. Beh certo. Mm. Mm. Bene, allora <coughs> dovete sapere che Giuliana, oltre a essere sicuramente una brava ricercatrice, è anche una disegnatrice. E è carino perché in qualche modo lei ci ha portato alcuni disegni che ci accompagnano nella nostra conversazione. Cioè, disegni fatti da lei mi sembra. Sì, Tranne uno che invece è una foto che ho fatto proprio a una mostra all'archivio di Stato di Modena. Ah. Sì, c'era una mostra sulla strega e il giudice non era ancora aperta, mm -hmm. solo che c'era una visita scolastica, sono stati così carini, sono venuti a dirmi se mi volevo aggregare a questa. È carino. Veramente, mm -hmm. io devo fare veramente degli elogi al personale dell'archivio di Modena. E quindi ho fatto questa foto, l'ho fatta io, si vede c'è un po' di riflesso, non è bellissima. Comunque Però la vedrete... Solo non è un mio disegno. <ride> è la foto di... Che cosa? È la foto di, al, dove si vede una donna e tutti i punti segnati sul corpo che sarebbero i punti fragili dove i demoni potevano attaccare. Benissimo, vedremo dove il demonio attacca la donna. Sempre la donna però deve attaccare. La eh, donna aveva una natura più curiosa, come è scritto sul malleus maleficarum, e anche perversa, e quindi era ah. più soggetta a seguire le trame del diavolo. Quando fu scritto questo terribile... <ride> <che tutti ride> alla fine del 1400. Alla fine del 1400. <ride> sì. eh. Quindi già la donna era codificata come elemento perverso. Perverso. Ecco. Va bene, però al di là della perversità che non è, che non esiste della donna, sembra direi più dell'uomo, insomma, giudicare certi molti eventi almeno delittuosi e contemporanei, no? Cerco, cerco di approcciarmi a questi studi senza dare giudizi. Mm. Perché sarebbe molto facile, verrebbe spontaneo, però... Non, non, so. non pensi che si possa giudicare da questo tempo che viviamo oggi, certamente. È un po Bisogna difficile. pensare che la cultura a quel tempo era diversa. Sì, ma c'era anche un motore che la produceva, la chiesa. C'era anche un motore che la produceva, ma c'era... Io per quello che ho notato c'era anche un motore che la sosteneva, perché quando la chiesa diventa più blanda nei confronti delle streghe c'è gente, c'è il popolo che si rivolta che si ribella e voleva le streghe c'è un caso voleva il calore di un racconto un caso, impossibile mi sembra il Reggio dove una donna che si chiamava Cristina Capelletta eh, fu accusata di stregoneria ma non fu punita in maniera esemplare il popolo l'ha lapidata non contenti della sentenza come non fu punita e il popolo l'ha lapidata? Non contenti La della gente? Fu, fu sì. uccisa dal popolo ma non dal tribunale. No. Ho capito. Beh, non è una cosa simpatica a sentirci, però andiamo a vedere no. perché manca soltanto un minuto alla fine del nostro primo tempo. Ah. Eh certo, <ride> eh, no, io vorrei parlare, eh, iniziare a parlare sì, perché sì. poi andiamo sul secondo tempo. A parlare delle malattie e delle medicine, delle malattie e delle terapie che, in quel periodo, diciamo dal 1400 al 1700 più o meno, dal Rinascimento fino all'inizio dell'Illuminismo, tanto per avere un orientamento, così, eh, che cosa accadeva e soprattutto cosa accadeva anche in Gaffagnana, perché era il riflesso di una ricerca che tu hai fatto poi, però in generale. Eh, le malattie e le terapie con cui venivano affrontate certi fenomeni che erano del tutto ignoti all'epoca ma noi siamo arrivati alla fine del nostro primo tempo, siamo con Giuliana Ricci ricercatrice storica ci rivedremo subito dopo la pubblicità Siamo di nuovo in studio con Giuliana Ricci ricercatrice d'archivio e in particolare dei fenomeni della stregoneria, dei demoni e più in generale dei rapporti tra magia e scienza. E, eravamo arrivati a fare un accenno, adesso dobbiamo approfondire, quali erano le, le malattie più diffuse diciamo, nel periodo che va dal 1400 al 1700 e che riguardavano e riguardavano anche la nostra Garfagnana. Allora, eh, le, mal la, le malattie furono ben descritte da un medico eh, a quel tempo che era Giovan Battista Codronchi e praticamente venivano definiti malefici eh, tutta una serie di disturbi che eh, andavano dai tremori alla stanchezza fisica alla sterilità. Fino ad arrivare alla morte, quindi coprivano varie eh, sintomatologie eh, che erano attribuite a questi malefici dati dalle streghe. E ci si rendeva conto di essere di fronte a questi tipi di malattie quando i dottori vedevano il fallimento totale dei farmaci che davano ai loro pazienti. Ecco, ma come si curavano queste malattie, questi malati? Allora, c'è eh, un esempio. Ehm, no, avevo un disegno. no, andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, eh, in cui venivano. Allora, la Chiesa diceva che andavano curati con preghiere, eh, penitenze, eh, sacramenti e soprattutto esorcismi. I medici invece applicavano prima determinati farmaci. E poi loro stessi o si rivolgevano, ad esempio, a volte anche all'astrologia, oppure agli scongiuri sacri. Ecco, allora allora, gli stessi medici. Ecco, vediamo, eh, vediamo un attimo se la regia ci aiuta a vedere l'affatturato. Che è, mi sembra che sia questo, no? Ecco. Questo siamo all'interno di un discorso di esorcismo, presumo. Sì, questo, allora, questo disegno l'ho fatto riferendomi a quanto dice un medico francese del Rinascimento, Jean-François Fernel in cui dice che proprio il fallimento delle cure eh, era proprio indice eh, di attacco demoniaco. Questo perché esistevano degli spiriti celesti che scendevano dal cielo, prendevano possesso della persona e regolavano tutte le funzioni vitali, però molto spesso provocavano delle malattie che non erano dovute agli umori. E fa l'esempio di questo giovane di buona famiglia che eh, parlava in lingue a lui sconosciute e anche veniva preso da tremori più volte durante l'arco del giorno, quando era, arrivavano a, a volte solo una parte del corpo, a volte tutto, addirittura servivano quattro servi per tenerlo in quei momenti. Vennero chiamati dei medici che gli diagnosticarono una sorta di epilessia eh, dovuta però alla liberazione di un umore velenoso all'interno del fisico, gli applicarono di tutto, clisteri. Purghe, eh, suffumigi, bagni, eh, coppette non di caldo, unguenti, decotti di guaiaco. Ecco, niente, fallì tutto. Quindi chiamarono un prete che iniziò l'esorcismo facendo delle domande precise a, al demone, in un certo senso all'interno del giovane, e eh, perché questo infatti si vede nel disegno che reagiva di fronte alle immagini sacre eh, proprio spaventandosi, irrigidendosi e, e avendo delle reazioni violente. E mh, i medici non erano neanche riusciti a fare niente perché, tra l'altro, il demone si prendeva a gioco dei medici rivelando anche i loro segreti. E tutto questo te l'hai trovato dall'archivio? No, dal testo proprio di Jean-Louis Fernet. Quindi praticamente che, è un medico che racconta. Ah sì, è un medico che racconta, è scritto in latino il testo. Quindi l'esorcista inizia a interrogare il demone e, dicendogli come prendeva possesso del giovane, se ubbidisse a qualche alleato umano. Mh? E il demone gli risponde che prendeva possesso muovendosi all'interno del giovane in vari organi, ecco perché quando tremava una gamba o quando tremava tutto. In più, quando il giovane dormiva, poteva prendere possesso anche di un'altra persona e aveva un alleato umano a cui obbediva ma non rivela il nome. Ecco che quindi questo dimostrava per Jean-François Fernel che quando fallivano i farmaci dei dottori, siamo di fronte a una possessione e i medici non possono fare niente. Possono solo intervenire nella sintomatologia fisica. Che creava il demone per calmare no, determinati accessi, però la causa doveva essere cacciata dal prete. Da prete. Bene, andiamo avanti perché qui eh, di storie ce ne sono tante, abbiamo ancora 4 minuti di tempo a disposizione. Eh, ma ehm, leggenda degli esorcismi, eh, ascoltandoli soprattutto, eh, noi sappiamo che il eh, cosiddetto eh, indemoniato, il possesso, posseduto dai demoni, Spesso parlava lingue sconosciute, sì. ma eh, risulta anche dagli archivi, è una storia popolare, sì. e che, che come venivano fuori rapidamente, me lo deve dire però queste parole strane. Allora, venivano fuori queste lingue, eh, però erano a volte inventate eh, e ci sono due casi. Allora, uno di un esorcista eh, che praticamente... Po crede in queste cose e quindi le a volte queste lingue erano strane, erano comprensibili anche a chi conosceva il latino. Perché allora, eh, in questo caso, racconta di un prete che aveva rimproverato un demone perché aveva parlato un latino falso e il demone aveva risposto che la colpa non era sua, eh. era della rozzezza. Della persona di cui aveva preso no, il possesso. Perché aveva una lingua talmente grossa che non la, ripoteva, non la poteva rivoltare all'interno della, della bocca. è molto, molto carino perché insomma, fa capire anche che chi era l'attore effettivo di questa straordinaria storia, era anche quel trascrittore, eccetera. doveva esso stesso inventarsi delle posizioni per poi trasferirla poi a chi doveva leggere. Ma dimmi un poi una cosa. Eh, se la regia ci aiuta, volevo far vedere le pietre focaie sì. perché è un altro elemento che ha a che fare con l'esorcismo e soprattutto con la terapia. Insomma, la pietra focaia, se ce la fa vedere la regia, allora intanto si può dire che questo era invece uno dei medici scettici, di quelli che non credevano e lui attribuiva le malattie agli umori. Diceva che infatti le persone. Erano formati da quattro elementi a cui corrispondevano quattro umori, questi fluidi che erano all'interno de del corpo. L la mancanza di equilibrio di questi fluidi conduceva alla malattia. Quindi la malattia derivava da questo. Hm? Poi dava una spiegazione del perché si parlassero queste lingue sconosciute. Ecco, e lui diceva che praticamente quando l'anima della persona veniva in un certo senso sbattuta dal furore di questi umori perché erano squilibrati, poteva far uscire queste cose che stavano dentro dell'anima alla stessa maniera come sbattendo due pietre focaie era possibile ricavare delle scintille. Questo perché per lui l'anima. Era mh, qualcosa che stava nell'uomo, però era in relazione con la scienza di tutte le cose. Nel momento quindi gli umori che venivano infiammati, corrotti, salivano al cervello e in un certo senso turbavano, scuotevano quest'anima e in questa maniera facevano uscire delle cose nascoste proprio nelle parti più segrete. Dell'anima, ecco, ecco la spiegazione delle lingue straniere sconosciute che la gente riusciva a parlare. Ecco, fammi la spiegazione fammi, scientifica, diciamo. Fammi capire ora, vediamo se la regia ci aiuta ancora. Abbiamo un minuto. sui demoni, il protagonista di tutte queste storie, ma il demonio, ecco il demonio, eh. eccolo qua. Questa è la classificazione che un, un esorcista aveva fatto sui demoni per far capire meglio le loro azioni alle persone. Si andava dai folletti, che erano i meno pericolosi, quelli che facevano degli strepini notturni, qualche burla, al massimo una sassata. Poi c'erano gli incubi e succubi, che erano quelli che invece stimolavano gli istinti e sogni lussuriosi, e infine c'erano i demoni veri e propri, quelli cattivi che prendevano possesso delle persone, le inducevano al male e anche le facevano ammalare e poi provocavano anche la morte di queste persone. Ecco allora noi siccome siamo arrivati alla fine della nostra conversazione, ti ringraziamo, non pensiamo alla morte, per l'amor di Dio, ma già in tempi di Covid. È già impressionante esatto. il nostro tempo così com'è. Sì. Eh, ti ringraziamo di questa Grazie. Grazie be a voi. bella conversazione. Ma noi con Giuliana Ricci ci rivedremo, ci rivedremo a breve perché continueremo a parlare di questa sua ricerca perché vi sono ulteriori informazioni di notevole interesse, sia storico che anche direi scientifico. Grazie a tutti, ci rivedremo a breve la prossima settimana.